Che ti ho svegliato? Scusa, non volevo incontrare Silvia. Sono rimasto senza magliette. E prendi quelle di papà? No, veramente sono le mie. Sai, tua madre ogni tanto ci fa il bucato. Quando uno ti vuole bene, fa queste cose. Io non ho chiuso occhio. Come mai? Pensavo a noi. A noi? A noi chi? Perché non hai detto a nessuno che quella sotto la doccia ero io? Che stai dicendo? Ne ha parlato zia. Ha detto anche che è per quello che vi siete lasciati. Guarda, il matrimonio era bello che è finito da un pezzo. Però Silvia è fatta così. A lei le piace pensare che sia colpa mia. Solo colpa mia. Tu non te ne devi fare carico, assolutamente. Non... Sta tranquilla. L'hai fatto per me? No, l'ho fatto per me. Perché conosco Silvia, sarebbe andata da Bruno. E per quanto tuo padre mi voglia bene, insomma, c'è una cosa alla quale tiene sicuramente molto più dell'amicizia. E quella sei tu. Ecco, ciao Bru. Uè, buongiorno Luca. Ciao, ciao. Che fai alzata a quest'ora? E niente papà, non sono svegliata prima. Ah. Quante volte ti ho detto che non voglio che tu vada in giro in mutande? Che male c'è? Siamo in famiglia, no? No, cioè sì. Cioè sì, però no, insomma. Oh, non voglio, punto e basta. Non mi guardare così. Andiamo, facciamo colazione per strada. Pensala come vuoi, sta di fatto che comunque la vita di Luca ormai non mi riguarda più. Quindi insomma, te non te ne frega più niente di dove sta? Ma no. Però sei fidanzato con qualcuno? Fidanzato con qualcuno? No, no, con nessuno. Invece tu con il tuo nuovo amore, come si chiama? Marco. Marco, ci ho presenti? Sì, scusate. Sì? Dove? Ma stanno bene? Sì, 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 vengo subito. Grazie. Che è successo? Niente, tutto a posto. Ci sentiamo dopo. Ossa, scusa, sto cercando un cerotto, cerottino. Sai, tuo padre c'ha sto brutto vizio di mangiarsi le unghie delle mani e sta sanguinando tantissimo. Dove sta? Sai dov'è? Che mi dai se ti dico dov'è? Torno dopo. Dai, scemo, è lassù. Grazie. Dio, che figo, è un tribale, vero? Un tribale, visto? Bello il tribale, eh? Sì, è bellissimo. Senti, ma che significa? Secondo me Marco non ce l'ha un tatuaggio. Tu che dici? Dico che vorrei tornare di là. A portare il cerotto a tuo padre. Io voglio dirti che avevi ragione tu. Mm-hmm. Abbiamo fatto bene a mantenere il nostro segreto. Il nostro segreto che? Quello che lega me e te. Ne vogliamo un'altra volta, eh? Facciamo che adesso porto il cerotto a papà prima che moglie dissanguata e Giuliano si inventi qualche cosa tipo trasfusione. Grazie, ciao. Un tatuaggio sul fianco. Zia, da quant'è che sei qua? Non ti sembra di correre un po' troppo con questo tipo? Chi è? Lo conosco? Non so. Non credo. Scusa, scusa, hai ragione. È deformazione professionale. È così. Cercavi mamma? No, in realtà cercavo qualcosa per il mal di testa. Ce l'hai? Te lo vado a prendere, in cucina. Grazie. Non li metti mai? Ho perso una pietra, poi mi farò allergia. Tieni. Grazie. Sai che anche Luca ha un tatuaggio sul fianco? Davvero? No,
No, non lo sapeva. Grazie. Luca! Luca, apri! Dov'è la zia? Devo parlare con lei. Siete riusciti a litigare anche oggi? Che ti è successo? Sono una stupida, guarda. Sta tranquilla, prendo un bicchiere d'acqua. No, non posso andare. Quanto hai bevuto? Un po', non lo so, non mi ricordo. Senti, lo sai che facciamo? Prima chiamiamo papà. No, ti prego, papà sa che andavo a dormire da una mia amica. Poi viene anche da vomitare. Se mi vede così mi ammazza. Per favore, posso restare da te stanotte? Luca. Oi. Non mi va di dormire da sola. Amica, sei sola? Sto qua. Dicevo, nel letto. Fa un freddo. Che vuoi, un'altra coperta? Voglio che stai un po' con me. Per favore, ho passato una brutta serata. Nel letto. Dormiamo, però, dai. Se papà sapesse che sono qui, nel letto con te, ti ucciderebbe. Sì, lo so. Non sarebbe solo. Giuro che non dirò a nessuno di questa sera. E tu? Non lo so, nemmeno io. Sarà il nostro segreto. Il nostro primo segreto. Bastano. Guarda, per te anche gratis. Senti, smetti di fare lo scemo e ascoltami. Ora sali su e dici a tutti che andiamo al cinema. E quando mi presenti a tua zia devo dire che sono un tuo ragazzo, ho capito? Non è che hai un paio di pantaloni normali? Senti, sarei pure caruccia, ma come mi vesto lo decido io, va bene? Giusto. Ok, niente? No, va bene, va bene. Se proprio ci tieni mi vesto da soggetto, cinta alla vita e maglietta nei pantaloni, d'accordo? D'accordo. Senti, se te lo chiedono, tu di sì, hai un tatuaggio sul fianco, va bene? Mm. Ah, vatti a cambiare, ti passo a prendere tra poco. Vabbè. Ma giù. Ciao. Oh, ciao. Bella casa. Mazza, una bella casa ci avete. Lei è mia zia Silvia, lui è... Il tuo ragazzo, immagino. Ciao. 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 Carini i jeans, mi piacciono. Questi fanno schifo, questo. Cioè, volevo dire, i miei preferiti stanno a lavare. Scommetto che con gli altri ti si vede il tatuaggio, eh? Tatuaggio? Ah, il tatuaggio. Sì, no, c'ho una sirena. Tutta qua, tutta stesa sui scogli. Chiama a scema con sto panorama. Vabbè, t'aspetto giù, amore. Però vola, che ci fregano i posti dell'ultima fila. È stato un piacere. Ciao. Che fate? Andate al cinema? Ma che cinema è cinema? Ma che è sta storia che siete fidanzati? E poi come? Quando? Perché? Aspetta che lo sa tuo padre. È altro che cinema. La tua vita diventa un film horror. Mamma, ti prego. Anzi, adesso lo chiamo subito. Aia. Lo sapevo che Tito non era il genere di ragazzo che piaceva ai genitori. No, ma poi comunque a me piace. È simpatico, alla tua età. Anzi, guarda, mi sento molto meglio. Perché? Perché? Ma niente, lascia stare. Tu sei paranoica, lo sai com'è fatta. Comunque, vai tranquilla, ci parlo io con mamma. Grazie. Prego. Oh.
non esagerare, lascialo stare. Preservativo. Un preservativo per Cicco Sara. Non è per Sara. Non è per Sara, giuro. Per Sara, che fai? Non è per Cicco Sara, è con le altre. No, 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 è che mi coso lo uso così, per gli amici. No, così. No, no, per far figo, con gli amici lo tengo in tasca. Se tu ti azzardi a parlare di Sara con quei quattro sfigati degli amici tuoi, ti spezzo tutto quanto, hai capito? Basta. Sono sicuro. Tito ha capito e che dopo questa sera con Sara si comporterà come un gentiluomo, giusto? Mm? Beh, ok. Che? No, dico, io lo so che tu ci tieni a Sara come, come una sorella, però insomma l'hai trattato come un criminale, coraggio. Sì, eh? Comunque, buonanotte. Vado a dormire che domani è una gran giornata.